Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Daniele Giovanardi, medico responsabile di sanità di Democrazia Sovrana Popolare. Ciao Daniele. Ciao Francesco. Allora, in questi giorni sta facendo molto rumore la lettera inviata al presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Genova da 123 professionisti che chiedono di prendere provvedimenti nei confronti di Bassetti. Ecco, Bassetti non l'ha presa proprio benissimo, non ha reagito proprio come un lord inglese, diciamo che insomma ha cominciato un pochino ad andare in escandescenza. Puoi spiegare a beneficio di chi ci ascolta i contorni di questa storia? Beh, tanto devo fare una correzione subito, 151, che dopo l'intervento un po' minaccioso di Bassetti ieri, hanno tutti confermato la firma e si sono aggiunti altri colleghi, quindi siamo a 151, erano sempre adesioni, semplicemente su un esposto, visto che Bassetti a destra e a manca per anni ha lanciato accuse gravissime, offese verso decine di colleghi, e secondo noi molte volte non motivate, noi ci siamo rivolti alla casa madre dicendo che secondo questi 151 professionisti c'è stato un eccesso da parte del dottor Bassetti e una violazione di norme deontologiche che sono fondamentali. Allora, visto che gli ordini hanno nel loro programma di cambiare il codice deontologico, noi, quelli che hanno firmato, siamo legati ancora al vecchio codice deontologico, tipo il medico deve agire in scienza e coscienza, con perizia, prudenza e diligenza, e non può essere obbligato dall'esterno, dallo Stato o dalla Big Pharma a fare cose che non vadano nell'interesse del paziente. Mentre nel nuovo codice dice sostanzialmente quello che succederà: quando lo Stato ordina, il medico deve eseguire, e così via andando. Quindi non è che di Bassetti interessa particolarmente, interessa sapere se chi comanda adesso gli ordini, che sono i sindacati, se andranno avanti con questa riforma che porterà molti di noi a attaccare il camice al chiodo, sarà veramente per noi inaccettabile verso i valori fondamentali di un Stato come paziente, oppure se ci daranno una risposta dicendo no, effettivamente.